In maniera molto breve, prendiamo atto di due cose dall'intervento del consigliere Calvano. Punto primo, che è iniziata la campagna elettorale, chiaramente più picchiate duro, più ci rendiamo conto che forse il timore di perdere dei presidi territoriali è forte. E l'altra constatazione è che evidentemente l'Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna per il consigliere Calvano è un organo politico, dato che la paragona alla scelta degli assessori che comunque fanno parte di un indirizzo politico. Ora, non entro nei dettagli della scelta degli assessori, per cui la raccolta dei curricula c'è stata, ma nessuno ha parlato di consultazione popolare in merito alla scelta definitiva. Però, se si paragonano delle scelte politiche, di indirizzo politico, a delle scelte che riguardano un istituto che deve rappresentare tutti i cittadini dell'Emilia-Romagna con una persona presa dall'ambito chiaramente culturale della regione, possibilmente senza etichette politiche, è ovvio, non si vuole criminalizzare il professor Balzani in quanto appartenente ad una forza politica, ma il metodo di scelta. E scelta dove c'è una persona sola e non si è data la possibilità ad altre persone di candidarsi al ruolo, significa che non è una scelta, è semplicemente un'imposizione mascherata da scelta determinata da una maggioranza che ha il numero sufficiente di mani da alzare in questa sede, o comunque di preferenze da esprimere.